insomma, ringrazio la gente, l'accoglienza è stata da brividi e vale più di mille parole, ma chiaramente, insomma, quello che abbiamo fatto in un anno e 7 mesi non potevano cancellare i 2 mesi funesti per tanti motivi che non siamo qui a elencare. Chiaro che ritornare qui è stato molto emozionante, ero molto molto emozionato, inutile perché, wow, tanti bellissimi ricordi, rivedere il direttore Cilento con tutti i suoi uomini, tutti gente che mi ha voluto bene, che mi vuole bene, si vede dai loro occhi. Per cui non è facile esultare per una vittoria qua. Però io poi per 90 minuti ho cercato di fare il meglio per il Brescia perché sapevo che giocavamo contro, secondo me, la squadra più forte del campionato perché, insomma, li conosco bene, Glick, Ionita, Padula, sono giocatori che abbiamo preso per la Serie A che devono darci una grande mano in A, sono in B solo per caso, più a Letizia, più tutti quelli che conosco, per cui sapevo che era un bel banco di prova dopo 2 partite con Cremonese e Lecce fatte bene. È chiaro che vincere qua dà grande consapevolezza, però dobbiamo tenere i piedi per terra. Secondo me abbiamo fatto una grande partita con grande personalità, potevamo già andare in vantaggio il primo tempo, poi è chiaro che qualcosa contro la Padula che non c'entra niente in Serie B. È normale correre, però la squadra è stata in partita e i cambi sono entrati molto bene. Oggi ci deve dare grande slancio a patto che la partita col Pordenone diventa la più importante della stagione con il nostro pubblico. Insomma, oggi vedere i tifosi bresciani alle 10:30 essere in così tanti e darci grande forza. Io oggi avevo dato il giorno libero, domani avevo promesso ai ragazzi che se avessero fatto una grande gara al di là della vittoria avrei dato un giorno libero, è venuto il capitano Biso a dire che vogliono allenarsi, questo per me vale più di 1000 vittorie, vuol dire che sono entrati già nella mentalità giusta. È chiaro che un allenatore in 8 partite non può fare miracoli, però vederli lavorare così penso che siamo sulla strada giusta per fargli dare il massimo. Poi non so cosa sarà il nostro massimo, però so che anche così ci possiamo divertire. Non so dove ci collochiamo, io conosco il Benevento e penso che questa è la mia opinione, anche perché il Benevento è un allenatore bravo, gioca bene, conosco i giocatori, conosco l'ambiente. Questa squadra rispetto alla Serie B, quando c'ero io, ha dei giocatori che avevano preso per la Serie A, sono rimasti Insigne, Sau, Mancini, Letizia, Barba, insomma sono giocatori molto forti, Teio, per cui noi dobbiamo cercare di arrivare a essere alla loro altezza, non basta vincere una partita, per oggi l'abbiamo fatto come piace a me. Potevamo pareggiare, potevamo anche magari prendere gol, dovevamo farlo prima, però siamo stati squadra e questa è la cosa più importante di oggi.